prima storia della seconda puntata del Peuple Show di Canale 5. Ieri in prime time su Canale 5 è stato trasmesso il secondo appuntamento di C'è posta per te, il Peuple Show condotto e ideato da Maria De Filippi. La trasmissione è tornata dopo l'incredibile esordio della scorsa puntata, la prima della 22esima stagione, che ha raggiunto oltre 7 milioni di spettatori e superato il 40% di share. Andiamo a vedere cosa è successo nella quarta storia della serata. C'è posta per te. La storia di Giuseppe, Lucia e il figlio Leo. Giuseppe e Lucia sono stati i protagonisti dell'ultima storia della puntata. Marito e moglie hanno tre figli, uno dei quali non vuole avere più contatti col padre. Leo è disposto a frequentare la mamma a patto che lei lasci il marito. Lucia però si rifiuta in quanto sta insieme al consorte da quando aveva 12 anni. Fino al 1918 la famiglia viveva in Belgio, Giuseppe ha avuto addirittura 6 infarti. Tuttavia ha continuato a lavorare per mantenere i figli. Giuseppe ha intestato a Leo un bar, ed un ristorante spendendo tutti i suoi risparmi per dare un futuro al consanguigno. Leo ha preso alla leggera l'attività spendendo i soldi guadagnati con amici, e alla fine, è stato costretto a chiudere. C'è posta per te. Nel frattempo la famiglia è sempre più divorata dai debiti, tant'è che gli ufficiali giudiziari pignorano i beni di Giuseppe. La famiglia è costretta ad abbandonare il Belgio e tornare in Italia. I due ragazzi hanno lasciato parlare Giuseppe e Lucia. Quest'ultimi vogliono tornare ad essere una famiglia unita frequentando il figlio e la nipote. Leo, invece, si sente abbandonato dal padre e dalla madre che gli hanno lasciato tantissimi debiti che sta cercando di sanare. La De Filippi ha provato a convincere Leo, ma lui non vuole perdonare.